Bisogna andare in Palestina, bisogna incontrare quelle giovani tessere in camice e maglietta rossa, incontrare il maestro Osama, la Toscana di Mazzene, gli angeli azzurri della casa di Abbonamari, vedere quelle gazzelle, viaggiarla, camminarla, viverla. Bisogna andare in Palestina. Palestina perché ci sono stato invitato a raccontare alcune cose, prima perché sono un viaggiatore, un narratore, un raccontatore, la Palestina è bellissima anche, tormentata, difficile, per qualche mese quando sono tornato non potevo, io che racconto sempre i miei viaggi subito, faccio questo di lavoro, non potevo quasi parlarne, poi invece ho trovato il tono, il racconto e sono felice di esserci stato e di poterla raccontare un po'. Ci tornerò assolutamente. Abbicare ogni cosa è il titolo di una poesia che porto con me nei viaggi ed è un pochino è qualcosa che mi guida un pochino in quello che cerco di fare nella mia vita di uomo, di attore, di scrittore. Essere pienamente vivi nel nostro mondo, così com'è. Mettersi vicini a coloro per i quali questo mondo è diventato intollerabile e ascoltarli. L'unico sogno che vale la pena di avere è di vivere finché si è vivi e di morire solo quando si è morti. Se fai un viaggio devi avere caro quel viaggio, devi fare attenzione. In Palestina, nei luoghi desertici, nei luoghi dove la vita è difficile, impari che le cose hanno un grande valore. Non dimenticare mai la propria insignificanza. Non abituarsi mai alla violenza indicibile e alla volgare disparità della vita che ci circonda. Cercare la gioia nei luoghi più tristi, inseguire la bellezza là dove si nasconde. Perché? Perché io sono tornato e faccio questo racconto? Me lo sto chiedendo adesso, no? Solo perché sono un attore, perché sono un narratore? Evidentemente no, perché mi ha toccato profondamente, mi ha toccato delle cose. Io sono italiano, sono stato nel deserto, ma appunto pensavo di sapere molto sulla Palestina e non sapevo niente. Perché mi ha colpito così tanto questo viaggio? Perché ha attraversato proprio, attraversato quello che ci rende umani o disumani. Non semplificare mai quello che è complicato e non complicare quello che è semplice. Rispettare la forza, mai il potere. Soprattutto osservare, sforzarsi di capire, non distogliere mai lo sguardo e mai dimenticare.